Allora Gio, dove mi hai portato adesso? Allora Stefano, ti ho portato nel Porto Vecchio, un vero chicca di archeologia industriale dell'Ottocento. Una zona che è stata per anni in uno stato di abbandono, ma ultimamente c'è questo progetto grande di riqualificazione della zona. Già tanti edifici sono presi in mano, come il centro dei congressi e anche il centrale idrodinamica. E adesso siamo davanti al magazzino 26. Ma è possibile visitare l'interno? Sì, all'interno del magazzino 26 c'è la sede dell'immaginario scientifico, il civico museo del mare dedicata a Lloyd, e poi a breve ci sarà un'esposizione dei beni degli esuli istriani e dalmati. Finora vengono conservati nel famoso magazzino 18, ma vengono portati qua. Nel 26. Sì, e in più c'è anche l'info point turistico, una nuova sede, e la sede del Convention and Tourism Bureau. Questa carrozza che cosa rappresenta? Allora, la carrozza veniva usata per le salme di Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia, che sono stati uccisi a Sarajevo, e quello è stato uno dei motivi per quello è stato scoppiato la Prima Guerra Mondiale. Le salme vengono portate da Sarajevo fino a Trieste e con la carrozza vengono portate fino alla stazione per essere trasportati a Vienna. Questo qua che vediamo è tutto materiale bellico della Prima Guerra Mondiale? Sì, giusto. Fa parte di una collezione fatta da Diego di Hernandez, un appassionante del collezionismo, e lui comincia a raccogliere questo materiale. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, si vedono sia strumentazioni italiane, che anche abbiamo visto tanta Austria, quindi quello che era l'interrotto. Assolutamente, perché il Carso Triestino era proprio il luogo dove si tiravano le battaglie.